Eccomi, scusate, ma io vi debbo chiedere scusa, vi debbo chiedere scusa, vi debbo chiedere scuse, reitero nuovamente, debbo chiedere scusa a tutti quanti voi, sostenitori del Movimento 5 Stelle, cittadini che credono nei valori e negli ideali del movimento, perché non sono stato all'altezza. Io ieri sono stato ospite, seppur in collegamento, presso la trasmissione di Lucia Annunziata in mezz'ora e ho dovuto ragionare di scarcerazioni, facendo capire, tentando di far capire come il governo abbia in qualche modo affrontato celermente l'emergenza scarcerazioni una volta presa ne coscienza, emanando due decreti legge, uno ad aprile e uno a maggio, che hanno tamponato l'emergenza e provvedendo a mettere a capo del DAP, dopo le dimissioni del dottor Basentini, persone che evidentemente sono riuscite in tempi rapidissimi, con mezzi loro personali, cioè con intelligenza e competenza, a frenare un'emorragia che sembrava impressionante e che di fatto sembra essere stata bloccata dall'intervento di persone dotate di esperienza e di competenza. Ma sono qui a chiedervi scusa perché, per quanto la mia cosiddetta performance sia stata da me intesa come abbastanza efficace, eppure io la notte non avevo dormito per problemi d'allergia. Quando sono arrivato presso la sede RAI di Cosenza, ho scoperto che era stato preparata la postazione per il collegamento all'aperto e da buon allergico in prossimità di alberi i cui pollini volteggiavano nell'aria in maniera evidente. Non sono stato affatto contento e felice, ma non potevo chiedere diversamente perché era troppo poco il tempo per far allestire la postazione all'interno degli studi, quindi mi sono trovato in una situazione di difficoltà che evidentemente mi ha messo in ginocchio, e per quanto il video della mia prestazione, della mia intervista con Lucia Annunziata stia ottenendo dei numeri impressionanti, almeno così mi dicono gli esperti sulla mia pagina, evidentemente non debbo aver soddisfatto alcuni parametri, tant'è che sulle pagine del movimento non sono stato condiviso. Vi chiedo scusa perché evidentemente non sono stato efficace come altri avrebbero desiderato e voluto. Credo di dar tutto me stesso per il movimento, ma evidentemente c'è qualche mio limite che dovrò esaminare e che dovrò sottoporre ad esame affinché possa essere migliorato. Non voglio pensare altro, assolutamente, e quindi vi chiedo scusa perché evidentemente io ieri ho rappresentato molto molto male, forse pessimamente, le ragioni del movimento. Vi chiedo scusa. Io penso che certamente sia doveroso fare il presidente della commissione antimafia in un certo modo, ma penso allo stesso modo, con la stessa determinazione, che farlo da rappresentante dei cittadini che credono in certi valori e in certi ideali significhi anche dire pane al pane e vino al vino. Io sono quel presidente della commissione antimafia che ha attivato una politica di desecretazione di atti che nessuno in precedenza aveva voluto non soltanto desecretare, ma anche divulgare. E però evidentemente dovrò lavorare su me stesso. Vi chiedo scusa. E alla prossima, spero di essere stato sufficientemente breve perché evidentemente non sono dal punto di vista comunicativo, come posso dire, efficace come altri sanno fare molto meglio del sottoscritto. Di nuovo, scusatemi di nuovo, però è colpa mia ed è soltanto colpa mia.